Alcuni di voi mi hanno chiesto sotto agli altri video come si fa una lettera di presentazione e soprattutto se è possibile farla con il sito di Europass, quello nuovo nella nuova versione del 2020. Assolutamente sì, adesso in questo video cerchiamo di farlo insieme dal principio, quindi partendo direttamente da Google. Ho digitato Europass, entro sul sito ufficiale Europass, ok, accetto i cookie. Qua è già in italiano, se non fosse in italiano, qua in alto a destra trovi la soluzione per cambiare la lingua. Qua abbiamo crea il tuo Europass, qua in basso, oppure qua in alto abbiamo crea un CV, oppure crea una lettera di presentazione. Ovviamente clicco questo, lettera di presentazione, si carica un po' la schermata e in questo caso mi dice senza un profilo Europass non potrei accedere. Quindi la prima cosa da fare sarebbe creare un profilo Europass. Questa è una procedura un po' lenta e che confonde molte persone, per cui io te la sconsiglio. Vai direttamente su continuo, questo aspetto è fondamentale, quindi vai su continuo. Qua hai due possibilità: o importare una vecchia lettera di presentazione che possibilmente hai fatto già con questo sito perché non è compatibile con quella vecchia molte volte, oppure vai qua su crea una nuova lettera di presentazione. Clicco. A questo punto bisogna semplicemente compilare, per cui cambio la lingua, la metto in italiano, il formato della data lo metti come preferisci ovviamente, qua il nome, nome, cognome, adesso io non voglio pensare nomi particolari, per cui metto un po' di fantasia, via fantasia. L'indirizzo nella seconda riga non è obbligatorio, per cui non lo metto. 1, 2, 3, 4, 5 il codice postale. Nota che tutti questi sono dati che puoi mettere e puoi non mettere. Io ti consiglio di mettere soprattutto la città e il paese, ad esempio Roma, Italia. Per mettere il paese ti esce una tendina con i suggerimenti. Chiaramente io ho messo Italia. Numero di telefono, questo ti conviene sempre metterlo perché chiaramente se vuoi essere contattato o contattata dall'azienda servirà sempre un punto di riferimento. Qua lo stesso metti Italia, così lui si mette in automatico il prefisso. Ok, 348 112 2333 è ovviamente un numero falso. Poi l'email, consiglio anche questa di metterla, io ne metto una finta. Poi messaggistica, puoi non metterla come non metterla, magari se è Skype metti Skype, nome, cognome. Ok, abbiamo preparato le prime informazioni, posso andare su o cancella se non mi piace quello che ho scritto o se lo vuoi rifare completamente da capo, oppure su salva. Io ovviamente salvo. A questo punto mi chiede di mettere le informazioni sulla azienda oppure sulla persona che andrà a ricevere questo documento. Può essere quindi un signore, una signora, un dottore. Io in questo momento non metto niente perché non lo sto mandando magari a una persona specifica, ma lo sto mandando a un'azienda. L'azienda potrebbe essere ad esempio Media World. Ok, indirizzo non è fondamentale perché loro stessi sanno qual è l'indirizzo del resto, però per completezza e ordine puoi anche metterlo via Fantasia 2. Ok, codice postale lo stesso discorso di prima, città Roma, ma giusto perché è una città di fantasia per il momento, Italia. Anche in questo caso posso cancellare, annullare o salvare. Ovviamente salvo in questo caso. Città, data e soggetto. Questa qua è la città dove tu vorrai lavorare o dove ti stai proponendo, quindi MediaWorld è presente in tutta Italia. Se tu vuoi lavorare a Milano metti Milano, se tu vuoi lavorare a Roma metti Roma e così via. Io in questo caso metto ancora Roma per semplicità. Data, questa è la data in cui tu ti stai candidando o comunque la data in cui tu hai preparato la lettera di presentazione. Io la metto di fantasia, 1º gennaio 2020. Oggetto, l'oggetto deve essere chiaro e conciso, possibilmente massimo 3, 4, 5 parole, non di più, oppure deve essere banalmente l'oggetto che loro stessi mettono nell'annuncio. Molte volte avrei visto scrivere nell'annuncio questo oggetto per risponderci. Quindi se c'è quello, usa quello, altrimenti ne scrivi uno di fantasia che può essere proposta collaborazione per studio medico. Ok, ho preparato quindi la parte superiore del documento, posso salvare. A questo punto è tutto salvato qua sopra, vedi? Man mano si vanno a compilare i campi. Quello che mi manca è il contenuto adesso, la parte principale, per cui c'è una formula di saluto che può essere, qua ce ne sono di diverse suggerite. Ma non è necessario utilizzare una di quelle. Se tu non vuoi utilizzare egregio signor, puoi utilizzare un'altra. Io in questo momento metto egregio signor. Vabbè,
è indifferente, appunto. Scegli tu la tua formula preferita. Signor Rossi, qua ci va il corpo principale, quindi qua scriverai chi sei, cosa fai, come ti vuoi presentare, quali competenze hai, perché è giusto scegliere la tua candidatura. Ok, io qua adesso ci scrivo banalmente, ci metto testo, 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 va bene. E quando tu hai scritto, mi raccomando, mezza pagina, esagerando una pagina, non di più perché poi è troppo. E tra l'altro ti suggerisco di utilizzare un bello spazio con invio ogni volta che vai a utilizzare i paragrafi, in modo tale che si distinguono le aree di testo ed è più facile ovviamente poi leggere per chi la riceve. Dopodiché salva, formula di chiusura. A questo punto puoi utilizzare un cordialmente, cordiali saluti. Anche qua puoi scrivere quello che preferisci, puoi scrivere anche cordialità, che magari non era suggerito appunto nel campo. Quindi l'area di testo è libera. A questo punto devi mettere il tuo nome. Noi abbiamo scritto poco fa nome e cognome. Volendo qua si può aggiungere anche la firma. Se tu hai la firma magari fotografata o scannerizzata, possibilmente nero su bianco, in modo tale che neanche si veda la differenza nel foglio, allora puoi cliccare su carica e la carichi dal tuo computer. Infatti, questo video è pensato per realizzare la lettera di presentazione dal computer o al massimo dal tablet. Dallo smartphone te lo sconsiglio perché è più difficile ovviamente interagire con tutti i campi. Una volta che eventualmente hai caricato anche la firma, tutto è pronto e devi andare su salva. È praticamente finita, vai infine su avanti, che è qua in basso a destra. Qua, come vedi, siamo a metà del processo. Dobbiamo selezionare il modello. Lui ti fa vedere qua un'anteprima dei modelli che può proporre, quindi ce ne sono 1, 2 e 3. Scegli il tuo preferito, ad esempio nel mio caso questo non mi piace, questo così così, però può andare bene e questo forse è il migliore dei tre. Quindi io nel mio esempio scelgo questo, vado su avanti, oppure se mi rendo conto che c'è un errore di battitura, torno indietro con questo pulsante, io vado avanti, ok. A questo punto abbiamo finito perché devo decidere il nome del file, quindi può essere lettera numero 1, numero 1, PDF, scarica. Quindi clicco su scarica, mi preparo il documento e lo vado a salvare nel mio computer. Salva, la posso così aprire e ho il file pronto per essere inviato all'azienda insieme al curriculum. Quindi tu andrai con questo documento a inserirlo nell'email o se lo puoi consegnare a mano lo stamperai e magari lo firmerai anche a mano con la penna piuttosto che mettere un'immagine e sostanzialmente il tuo lavoro fin qua è fatto. Andrai su Termina e ti riporterà all'home page. Quindi è semplicissimo farla, il video è finito. Se hai altre domande fammela assolutamente, non c'è problema e vediamo se troviamo una soluzione insieme. A presto, ciao!